Allora, scusate la qualità penosa di questo video, ma andava fatto perché mi sono preparato un po' di cose nuove. Volevo fare questo video e ho detto facciamolo. Questo è un video un po' di recap di come sono cresciuto su YouTube. È una sfida che ho messo su questo video, un sacco di cose. Per sistemare di più questo canale, per dargli una retta via che ultimamente non sta proprio prendendo, c'è l'iPhone storto che riprende, perché escono i video a caso, in orari a caso, ci sono delle novità su cui non vi ho assolutamente aggiornati, quindi questo è un po' più un aggiornamento, uno di quei video che faccio così. Una volta questa serie di quei video si chiamava Uncut, perché erano quei video che non venivano proprio montati. Ora stiamo diventando professionali, vedi come diventiamo professionali con la cacchina così. E quindi verranno comunque montati un po'. Però c'ho un po' di cose da dirvi. Non è un recap sulla mia crescita su YouTube, su chissà che cosa, perché quello ce l'ho già pronto. Uscirà, penso sia deducibile. Vado qua sul calendario, sul mio MacBook, perché come prima cosa io vi volevo presentare la nuova programmazione di video, perché non so quando inizieremo a seguirla a modo, non so, per voi dovete sapere che io sto sviluppando in contemporanea a questo canale anche un altro progetto. Si chiama Canale 17, per ora, un canale di YouTube con 4 iscritti. Deve cambiare nome, era il primo nome che mi è venuto in mente perché poi ci sono altre persone di mezzo. È questo progetto di canale, però c'è un video solo in cui reacto a dei meme. Ed è un progetto dove voglio portare altri video. Ad esempio, in questa settimana dovrei far uscire un video su quel canale, non ne escono da 2 settimane. Quindi mi voglio gestire la programmazione anche con questo canale qua. Ora ve la voglio proprio, me la sono scritta qua. Pensavo di far tornare il lunedì o il martedì Newstech, quella vecchia serie che vi ricordo. Non escono niente episodi da maggio fatti bene, ne è uscito uno ad agosto che nessuno si è guardato. Però era quella serie fantasia in cui riassumevo bene le novità tech della settimana, Apple, prese soprattutto da Twitter, da iPhone Italia, tutte queste cose qua che mischiavamo tutto insieme, facevamo una bella cosa. Quella quindi tornerà ufficialmente, torna Newstech o il lunedì o il martedì, e sempre il lunedì o il martedì uscirà il vlog della settimana, perché voglio fare questa cosa un po' più diversa, una cosa in cui vi racconto magari quello che faccio, una cosa, può essere un weekly vlog in cui faccio la settimana, un weekend vlog, un daily vlog di una giornata particolare, però più o meno sarà così. Altra premessa, io ora in questi mesi ho 2 bei viaggioni in programma. Uno è Berlino fra un po', fra 2 settimane, e un altro a dicembre, non Berlino, quella zona là. Quindi lì a quel punto la programmazione sarà ben differente, usciranno penso daily vlog o video da pre-registrati, quindi lì la programmazione cambierà un po', ma penso ve ne parlerò più avanti, diciamo. Quindi lunedì e martedì Newstech e vlog, poi mercoledì e giovedì, per ora, per come è programmata la programmazione, niente video perché magari me la gestisco un po', perché io il martedì ho un po' di roba da fare, perché nel weekend mi preparo già quelli del lunedì e del martedì, quindi mi tengo mercoledì e giovedì per preparare il video del venerdì, che sarà un video non tech, magari uscirà un po', parleremo di qualcos'altro, e poi il sabato un altro bel video tech. Anche qui ci abbiamo, qui vi parlo di qualcosa di tech. Anche qui però vi faccio un'altra premessa: se escono notizie importanti, se succedono cose tante importanti, a quel punto ovviamente ve ne parlo subito. Annunciano un evento Apple rilascia qualcosa, Samsung fa la follia, bomba, sdrubale, fa l'ennesima cagatona cinese. No, quello non racconto il Newstech, ma neanche. Vabbè, a quel punto ovviamente esce il videino, ma
Cioè, ragazzi, io vi ricordo che il video riassunto dell'Apple Event è uscito alle 10 di mattina. Io ero a scuola, non l'ho neanche condiviso ed è uno dei video più visti dell'ultimo mese. Capiamoci. E quindi, proprio abbiamo anticipato di questo secondo canale. Per ora me lo voglio trattare molto giù, cioè me lo voglio trattare. Ok, ciao, esisti. Quindi per ora uscirà un video a settimana il mercoledì. Il mercoledì e magari se ce la faccio faccio uscire qualcosa la domenica sera. I video su questo canale penso che l'orario rimarrà le 14 o le 14 e un quarto, devo vedere. Perché pubblicare la sera, per quanto sia comodo, porta minor cosa alle visualizzazioni. C'è un po' il casino, quindi continuo a pubblicare alle 14 per quanto anche per me sia più comodo pubblicare la sera. Mentre per il secondo canale non ho ancora preparato un orario di uscita dei video. Il primo video l'ho pubblicato erano le 23 di sera, quindi capite che per un secondo canale con così pochi iscritti. Però facciamolo salire, raga, il link è in descrizione, come quello del mio Instagram, come quello del mio Twitter, come quello del mio canale Telegram. Quello non lo pubblicizzo mai, lo devo pubblicizzare di più. Quindi, signori, penso che per oggi vi ho detto tutto. Fra poco siamo ai 100 iscritti e non vedo l'ora. Cioè, saranno una figata assurda. Non vedo l'ora, c'ho uno speciale in mente che registrerò già prima. E vi ho già fatto uno spoiler prima, sono super gasato. Vi ho già detto Berlino, quindi ve lo ripeto. E vedete questa mela, vedete questa mela? Questa mela c'entra qualcosa, perché abbiamo iniziato parlando di questo. Non voglio finire, voglio anche finire. Non so quando finirò parlando di questo, speriamo. Dai. Ah, ci abbiamo anni, c'è gente che lo fa da 15 anni. Però voglio festeggiare 600 iscritti e c'ho già il video pronto per l'anno di YouTube, ma sarà il. Rifaccio il mio primo video, ovvero che iPhone compri nel 2021. Vi ho già fatto un po' di. Cioè, ragazzi, sapete tutta la mia programmazione di video fino a dicembre. Poi, ovviamente, se succedono cose, se ci sono eventi strani, se c'è lo speciale di Natale, se faccio qualcosa, vi aggiorno. Vi aggiorno anche su Instagram, seguitemi, mi raccomando. Ciao.